Ciao amici, eccoci a fare la review del Nokia E52. Allora, questo è un telefono UMTS, GSM Quad Band, l'altezza è di 116 mm, la larghezza 49 e lo spessore è di soltanto 9,9 mm, quindi non arriva nemmeno a un centimetro di altezza. Il peso soltanto 98 grammi, anche se all'interno ha una batteria bella grande, la BP4L, se non sbaglio, dovrebbe essere. Da 1500, sì, BP4L da 1500 mAh. Il telefono ha il Symbian, la versione 9.3 serie 60, ovviamente l'edizione di questo Symbian è la 3.2.3, la memoria interna è di 60 MB, espandibile ovviamente con le micro SD, all'interno me ne danno una da 1 giga quando lo acquistate, ovviamente un po' bassina, diciamo, anche se perché se ci mettete navigatore satellitare già svariati centinaia, qualche centinaio di mega partono, quindi diciamo sarebbe bene sostituirla immediatamente appena acquistate il telefono, visto anche il prezzo basso oramai delle micro SD. Ovviamente è GPRS, come abbiamo detto Edge, ha eHSDPA e eHSUPA rispettivamente 10 megabit in download e 2 megabit in upload, ha il Bluetooth, il Wi-Fi, connessione micro USB per la sincronizzazione dei dati, che serve anche per ricaricare la batteria. Il display è un 2 pollici e 4, scusate, per farvi un paragone come quello dell'N95 normale, non l'8 giga. La definizione del display è sempre classica, quella dei Symbian, 240x320, almeno per la terza edizione, quinta edizione come l'N97 e il 5008 hanno, sono più definiti come display. I colori sono 16 milioni. Ovviamente è dotato di AGPS e GPS interno, la fotocamera posteriore è da 3 megapixel e 2 e ha il flash LED, non ha l'autofocus, non fa delle foto meravigliose a dire il vero, c'è la possibilità di registrare dei video in formato MP4 a 15 frame per secondo a 640x480, quindi video diciamo un po' meglio rispetto alle foto che produce. Video è possibile utilizzare lo zoom tramite il bilanciere che si trova da questa parte, che solitamente si usa per l'audio, però è un po' scattoso, almeno lo zoom, quindi vi sconsiglio di utilizzarlo. Altro di questo telefono, il materiale è fatto, lo sportellino posteriore dove c'è la serigrafia Nokia e Series è fatto sicuramente di metallo. Il resto, il corpo del telefono, io non riesco a capire di che materiale sia fatto, però è abbastanza solido, è come le 66. Però non so di che materiale sia. La cornice frontale invece è fatta di plastica e mi sono accorto, leggendo anche su internet e facendoci attenzione, che la parte bassa, questa qui, della cornice, ha un leggero gioco e fa un po' di rumore. Se si prova a muovere si sente che balla leggermente. Io i primi giorni non me ne ero accorto, o non lo faceva oppure ero io proprio che non ci facevo caso, anche se mi sembrava di aver provato appunto a muoverlo tutto per vedere se aveva degli scricchioli strani. Ecco, uno scricchiolio ce l'ha, è questo. Altro difetto, diciamo, nella costruzione, o non so se chiamarlo difetto, caratteristica, perché a quanto ho capito è di tutti i terminali e non solo del mio. Vedete questi tasti qua, questi fatti a bilanciere, dove c'è il tasto Home, per esempio, sono leggermente più alti rispetto al resto della tastiera, ma quando si illumina la tastiera, che si illumina di colore bianco, sotto il tasto casa si vedono due pallini, due luci, due puntini di luce. Non è un grosso problema, però non è nemmeno bellissimo da vedere. Frontalmente troviamo la cam per fare le videochiamate e il sensore di luminosità. Abbiamo detto tasto per scattare le foto, bilanciere per il volume, tasto centrale per far partire i comandi vocali. In alto il comodissimo jack 3,5, così ci potete mettere qualsiasi tipo di cuffia. Il tasto accensione e spegnimento serve anche per cambiare i modi d'uso velocemente. L'altro lato molto liscio, soltanto con caricabatterie e sincronizzazione, tutte e due solito plug in formato micro USB. Quando lo connettete al telefono, al computer, scusate, il telefono si ricarica. Sotto il buco per il microfono e l'asolina, questa qui per attaccare i vari ciondolini.
cosa credo che non farete mai, perché su un telefono del genere un ciondolino sinceramente secondo me non ci sta molto bene. Il tema che vedete nero non c'è di suo, ma l'ho installato io. E andiamo a vedere cosa danno dentro il telefono, tra le applicazioni, diciamo le differenze rispetto a tutti gli altri Symbian che siete abituati già a vedere. Allora, questo telefono supporta la suite giochi di Engage, quindi è possibile, stranamente, un telefono SIDI, diciamo, supporta Engage, però questo lo supporta, quindi è possibile giocare con tutti i vari giochi dell'Engage, creare il proprio account e sfidare le altre persone. E funziona tutto egregiamente, a dire il vero, io ho provato, non gioco con i telefonini, però ho provato e funziona tutto molto bene. Adesso usciamo. Files on OVI, ovviamente serve per buttare sui file nel vostro spazio OVI, l'OVI Store. Poi danno un solitario, che in realtà è una suite di solitari, perché qui potete vedere, seleziona gioco, sono tantissimi solitari da poter usare per passare il tempo. Opzioni, usciamo. Esci. Ho un altro gioco che vi danno a Corredo, Block Cascade, o Cascade, non so come si dice. È una specie di Tetris dove bisogna far cadere i blocchi, solamente in più bisogna anche girare i colori dei blocchi. Vi faccio vedere giusto per farvi capire come funziona. Io non so giocare. Il tasto centrale, vedete, ruotate i colori del blocco e poi ovviamente il blocco lo potete spostare e posizionare. Vedete, in questa maniera ruotate il blocco e lo andate a mettere. Non so qual è bene lo scopo del gioco, se dovete unire i colori oppure se dovete riempire le file come il classico Tetris. Non lo so, vedete voi, a me nemmeno mi interessa, a dire il vero. Esci dal gioco? Sì. Allora, poi altro software che vi danno a Corredo, che normalmente non viene dato, o no, Cigic Mobile ovviamente no, però dentro ufficio trovate Font Magnifier, che serve per aumentare e diminuire la grandezza dei font. La scritta Font Magnifier è quella attualmente in uso sul mio telefono, la dimensione del carattere della scritta Font Magnifier. Sotto anteprima, vedete, si ingrandisce o diminuisce a seconda di quanto io gli do di zoom. E questo serve appunto per aumentare o diminuire i caratteri in tutto il telefono. Non serve cambiamenti, per me va bene il suo. Quando lo acquistate vi danno già Quick Office, che può essere utile, Zip, Adobe PDF. Poi c'è dentro la sezione internet, trovate già di suo MySpace, Facebook, Messenger e YouTube. La suite di Google e Gmail le ho installate io, però il resto c'era già all'acquisto del telefono. Il prezzo del telefono è intorno ai 300 euro o qualcosa meno. Lo trovate, il mio Nokia Italiano brand, però dovrebbe uscire anche TIM, se non erro, questo telefono qua. Un appunto sulla durata della batteria, veramente tanto, 1500 mAh, la stessa batteria che viene montata anche sugli internet tablet della Nokia e sull'N90, che ha display ben più grande rispetto a questo, e quindi qui fa egregiamente il suo lavoro, perché ultimamente è difficile trovare telefoni che durano giorni anche sotto stress. Io all'inizio, quando compriamo un telefono, ovviamente spippoliamo molto. Io con la prima ricarica ho fatto 3 giorni. Quindi diciamo è andata molto bene e ho usato molto il telefono in quei 3 giorni. Nella review successiva andiamo a vedere la parte multimediale e la navigazione internet, insomma tutto il resto, il software del telefono. Ciao!